Ciao ragazzi, come avevo promesso, ho indetto un contest per storie scritte dai membri del gruppo dei fan. Come sapete, su Telegram c'è un gruppo di miei fan, è un gruppo chiuso, in cui io non sono dentro, ovviamente. Gli amministratori mi hanno passato, queste storie che sono state sottoposte e io avrei dovuto giudicarle, leggendole tutte e tre, e decidere qual era la migliore. Troverete, tra l'altro, i link, io questo gruppo ogni tanto lo pubblicizzo, mi viene passato il link sul canale Telegram, quindi seguitemi su Telegram, mi raccomando, non lo pubblicizzo spesso perché così evitiamo che ci siano scaglioni giganteschi di gente che entra e succedono casini, ma questa sarà un'occasione per esempio per pubblicizzarlo. Dunque, mi sono state sottoposte queste tre storie horror, quindi storie completamente libere, non ci sono problemi, eccetera. È stato molto difficile scegliere un vincitore perché sono tutte e tre veramente molto molto belle. Sono rimasto veramente soddisfatto, nessuna delle tre ho detto che schifo, nemmeno una, il che non è scontato. Mi piace pensare che sia un pochino merito mio e che quindi sottoponendovi a storie belle, magari anche voi scrivete storie belle, ma no, la verità è che non è così. La verità è semplicemente che voi scrivete bene. Questo è un merito vostro e sono molto contento di questo e mi fa piacere essere seguito da persone che scrivono così. È stato, dicevo, però molto difficile scegliere uno, un vincitore, purtroppo bisogna sceglierne sempre uno, è così la vita. Ma dopo lunghe riflessioni ho deciso di premiare, e sarà la storia che tra l'altro leggerò, la storia di Sean. Spero di pronunciarlo bene, congratulazioni Sean, che si intitola L'uomo che non smise mai di sognare. Questa storia mi è piaciuta molto per tanti motivi. Innanzitutto perché è una storia che cattura molto molto bene l'interesse, cioè io sin dagli inizi ho avuto. Sin dall'incipit ho avuto interesse a proseguire la lettura, ho detto voglio andare a vedere come prosegue. Neanche una volta mi sono dovuto fermare, tipo a dire, aspetta, mi sto annoiando, ma qua va per le lunghe, vediamo. Invece mi ha saputo tenere interessato a lungo, in primo luogo. In secondo luogo ci sono tutta una serie di plot twist, dei colpi di scena, che io ho trovato molto gradevoli. E questa storia ha tra l'altro uno sfondo filosofico che, come sapete, è qualcosa che io gradisco molto e che purtroppo non è molto frequente. Quindi, congratulazioni a Sean, congratulazioni a tutti i partecipanti di questo contest. Spero che ce ne sarà un altro in futuro e io adesso, più che far questo, vi vorrei semplicemente leggere la storia, quindi lasciamo che sia il testo a parlare. Quella notte, quella maledetta notte, l'incubo prese possesso della mia realtà, su quel palco che doveva rappresentare l'inizio di un sogno. Tutto cominciò a Mosca, dove venne organizzato dalla band un concorso volto a cercare un nuovo chitarrista. È la mia band preferita, ho ascoltato e replicato le loro canzoni dalle superiori e per me suonare nella più grande band che esista in Europa e in tutta la Russia è la rappresentazione della completezza. Per far parte della band bisognava rispondere a dei quesiti scritti di 100 domande, sottoporsi ad un controllo medico, superare un mini esame davanti ad un agente della band e, dopo aver scelto i concorrenti, suonare assieme alla band nel palco. Da lì venni scelto assieme ad altri 7 concorrenti. All'inizio mi sentii un forte brivido nelle gambe, assieme al cuore che batteva all'impazzata. Non riuscivo a credere che avrei avuto l'opportunità di suonare insieme alla band, di incontrare i miei artisti preferiti. Quando il tastierista, scusate, della band prese il microfono, chiamando il mio nome, sentii il mio corpo esplodere, come se mi avesse colpito un fulmine, tanto che a stento riuscivo a dirigermi verso le scale. Mi pentii di aver fatto domanda alla partecipazione, ma mi feci forza, pensando che occasioni del genere sono come un treno che passa una sola volta nella vita verso il paradiso. Corsi verso il corridoio e vidi la grande moltitudine dei fan che stavano aspettando la mia entrata e urlando di gioia. Mi voltai e vidi loro come bellissimi angeli con in mano uno strumento. Dopo che il tastierista disse a tutti che avremmo suonato il brano più famoso della band, presi la chitarra elettrica e, mentre poggiai le mie dita sulle corde, dissi a me stesso: non mi tirerò indietro. Adesso è il momento di far capire al mondo chi sono. Ho fiducia nelle mie corde e loro in me. Suonammo da Dio e la folla applaudiva, sia ai miei riff sia alla mia performance. Parte più bella deve ancora arrivare. Il tastierista prese il biglietto del vincitore e chiamò Vadim, il mio nome. Da lì in poi ebbi un futuro meraviglioso. Ottenni una bella casa, una bella macchina, un'emozionante carriera e dei grandi compagni, ma soprattutto conobbi una bellissima ragazza che nel giro di pochi mesi divenne la mia fidanzata, ovvero la tastierista. Un giorno partimmo verso Harbin, dove raggiungemmo l'omonimo hotel per trascorrere delle vacanze in Cina. Uno dei miei compagni ci raccontò che l'hotel era un posto favoloso, dove ogni VIP ha trascorso le vacanze. Un altro disse che prima della ristrutturazione era un ospedale dedito alla sperimentazione, e un altro mi raccontava che quelli di basso rango nella società cinese venivano puniti ogni volta che si avvicinavano all'hotel. Fu notte quando arrivai nella mia stanza per posare le valigie, mentre aspettavo un mio compagno della band che doveva condividere la camera.
Ricordo che ero seduto nella poltrona mentre leggevo un libro. Il tempo passava e la stanchezza stava cominciando a prendermi, quando all'improvviso vidi qualcosa d'insolito. Chiudendo gli occhi potevo vedere delle cose di color bianco accecante circondare lo spazio buio agli occhi chiusi. Poi mi accorsi che erano oggetti particolari, come un letto a carrello, attrezzi per ospedale, come se chiudendo gli occhi potessi vedere il vero spazio intorno a me. Ricordo ancora che mi batteva il cuore, come sudava il mio corpo, che balzai la poltrona. Ma che diavolo significa? Dissi silenziosamente mentre osservavo per terra le tracce di inchiostro bianco che somigliavano a del sangue. Quelle tracce di sangue, come un vialetto, portavano verso il corridoio. Stavolta l'hotel è diventato un ospedale. Ma il punto è che ad occhi chiusi vedevo tutt'altro che un ospedale, un qualcosa che non riuscivo a spiegare. Il corridoio presentava scritte in caratteri giapponesi e l'unica cosa comprensibile era il numero 731 in alcuni manifesti. C'erano delle foto che rappresentavano esseri con quattro braccia, gemelli siamesi, alieni, donne con la pancia gonfia e altro. Nel frattempo seguivo la scia di sangue che mi portava a una porta inaccessibile, solo con una chiave. Del resto il mio unico interesse era uscire da quell'hotel, ma mentre mi dirigevo verso le scale le luci dell'hotel si spensero. Ora ero costretto a chiudere gli occhi per rifugiarmi in quel luogo bianco e nero, ma così finì solo per perdermi. Aprii una camera qualsiasi e trovai finalmente una torcia, per vedere finalmente ad occhi aperti. Mi trovai a camminare per un'ora in quel corridoio buio e silenzioso, quando all'improvviso, mentre ero accovacciato dietro alla porta di una camera per vedere cosa si celava, una mano fredda mi toccò la spalla, facendomi saltare in aria dallo spavento. Era la mia ragazza. «Ti credevo morta!» dissi stringendola forte sul mio petto. «Ciò significa che anche tu vedi le cose!» «Sì!» mi disse sempre dall'ansia. «Gli altri ci stanno aspettando qua sotto, seguimi!» Arrivai nel piano terra dove c'erano i miei compagni, tutti girati verso la porta come se fossero ipnotizzati da essa. «Sai, al giorno d'oggi tutti siamo convinti che ciò che percepiamo sia la realtà, ma se non fosse così, chi siamo per giudicare il mondo?» disse la mia ragazza dietro di me con aria fredda, decisa e tranquilla. «Lucia, ma che stai dicendo? Stai perdendo la ragione dopo questa cosa? E voi ragazzi, perché state lì impalati? Rispondete!» urlai a squarciagola. Ormai pietrificato dal comportamento di tutti, poi chiusi gli occhi e vidi nelle creature umanoidi, mostruose, girarsi verso di me, insieme a Lucy che era un mezzo alieno con il ventre gonfiato. «Cosa faresti se non riuscissi a distinguere la realtà dei sogni?» disse ancora lei con voce deformata. «Questa lo chiami reale? Sei così stupido!» Il ventre continuò a crescere fino ad aprirsi con dei tentacoli, facendo vedere i suoi innumerevoli denti all'interno. Ma mentre i tentacoli mi afferravano, sentii urla angoscianti come «Libera!» o «Altra scarica!» che facevano vibrare il mio torace, finché finalmente aprii gli occhi e vidi i medici che cercavano di rianimarmi. Dopo un po' i medici mi raccontarono tutto l'accaduto. Mentre io suonai nel palco con la band, scivolai all'indietro e sbattei la tigna contro il pavimento, perdendo i sensi. Il resto lo potete immaginare, ma nonostante ciò ho vissuto la mia vita all'interno di un sogno per quasi 5 o forse 6 anni. I miei amici, la mia ragazza, la mia carriera, tutto era finzione. Come vi sentireste se scoprireste un giorno che le persone più care a voi non sono mai esistite? Come reagireste se qualcuno vi dicesse che la vostra vita era una finzione? E se anche so che non sono mai esistiti, io non me la sento di lasciare la mia vecchia vita. Dopo un sogno normalmente ci alziamo e ritorniamo alla vita di sempre, dimenticando cosa avessimo fatto lì. Io invece mi svegliavo con il sorriso della mia fidanzata e vivevo normalmente la mia vita, per poi rialzarmi da quel sogno. Passai le settimane successive tentando di risognare i miei amici, ma senza risultati. Dopo che i medici videro il mio problema, dopo una settimana di cure decisero di sottopormi a mesi di terapia da uno psicologo per superare la perdita di mia moglie e di miei amici. All'inizio mi stava antipatico, ma dopo diventò un grande amico. Passeggiavamo spesso, gli raccontavo tutto della mia vita e dei miei problemi, e lui era sempre disponibile e attento alle mie esigenze. Una sera però qualcosa cambiò la mia vita radicalmente. Mentre venivo interrotti da una telefonata, fui ipnotizzato da un libro nel suo studio, intitolato Sogni. Con scatto felino, riuscii a prenderlo e a nasconderlo nella mia borsa, nonostante fosse molto pesante e molto grande. Passai intere sere a studiare quel libro, e più leggevo, più rimanevo estasiato. Il libro raccontava tutto ciò che riguardava i sogni, dagli aspetti piacevoli agli aspetti distruttivi di essi. Iniziai a scrivere un diario per monitorare i sogni e sognare i miei esperimenti da un aeronauta. Nella prima notte controllai ogni attività che facevamo quotidianamente, ma che nel sogno queste apparivano distorte, come ad esempio vedere l'orologio, specchiarci, leggere o persino contare le dita. Se per l'appunto mi accorgo che qualcosa va storto, sarò consapevole di sognare. La notte successiva pensai ad un sogno recente, impostai la sveglia alle 6, da quando ci addormentiamo, ripetere avrò un sogno lucido, svegliarsi per 30 minuti e poi ritornare a dormire. Poi passai a tecniche più pesanti, ripetendo mente sveglia, corpo addormentato, affiancando le parole con la meditazione, accompagnai qualche tecnica con l'ausilio di occhiali
effetti speciali, con altre tecniche, con l'ausilio di registrazione. Pensai di ritrovare la mia amata, grazie al libro, ma non fu così. Da una parte gli esercizi hanno permesso di allenarmi fisicamente nel sogno, migliorando le mie abilità motorie e intellettive, mi hanno dato ispirazione musicali, eccetera, ma a causa di incubi e visioni da essi scaturiti aumentarono le paralisi del sogno, divenni più paranoico, insonne, con paura di risvegliarmi in un sogno nel sogno, dubitando della realtà stessa e aumentando lo stress che dovevo alleviare a causa del trauma. Cercai di tenere nascoste le mie condizioni psicologiche nella vita sociale, ma non riuscii davanti allo psicologo, che ancora prima sapeva dei miei esperimenti. Durante una seduta egli notò alcuni cambiamenti nel mio parlare e nel mio modo di muovermi. Mi disse: «Sai, ultimamente ti stai comportando in modo strano. Balbetti spesso, ripeti strane parole prive di senso, ti giri continuamente come se un jumpscare dovesse afferrarti da dietro. Alcuni sono sintomi di chi ha avuto incubi molto pesanti, spesso dovuti alle paralisi del sonno. Nel tuo caso è improbabile che accada una cosa del genere, e proprio per questo sospetto che tu abbia rubato il libro dei sogni». Rimasi pietrificato alle ultime parole dello psicologo, non sapendo come controbattere. «Da questo posso dedurre che tu abbia preso il libro e abbia fatto degli esperimenti per ritrovare la tua amata e risognare i tuoi amici, o mi sbaglio?» Ripieno di sensi di colpa, rinunciai a nascondere la verità e dissi: «È vero. Quel libro non descrive solo come avere il controllo dei sogni, come gestirli, come sfruttarli, eccetera, ma è anche il manuale per costruire una macchina, capace di trasformare l'io dell'uomo in una dimensione parallela, dove tutto si basa sui sogni. In poche parole, daremo agli uomini un'esperienza simile al sogno, dove possiamo creare un mondo ideale, dove non c'è dolore o paura, un paradiso 2.0. Aspetta! E in questo cosa c'entro io? Vedi, tu non riesci a staccarti dalla mente di quella donna. Per lei sei disposto anche a sacrificare la tua stessa sanità mentale come se fosse necessario. Guarda in che stato ti sei ridotto. Non posso dire che sei migliorato, e peggiorerai di sicuro. L'unico modo per curarti è metterti in quella macchina e risognarla, per poter vivere di nuovo con lei. Detto così sembra facile, ma è tutt'altro che semplice. Tanto per cominciare stiamo per compiere un reato, dato che non abbiamo ancora messo in commercio la macchina. Secondo, non possiamo garantire la tua incolumità. Non sappiamo dei rischi a cui andrai incontro. Ma tu, disse sorridendo, saresti disposto a sacrificare la tua sanità mentale, dico bene? Sì, dissi con determinazione. Allora siamo d'accordo. Tu avrai il privilegio di sperimentare su questa macchina. Domani sera ti recherai qui, dove ti accompagnerò in laboratorio. Il giorno successivo mi recai allo studio, dove ad attendermi vi era un signore in camicia bianca che mi accompagnò nei sotterranei, dove potevo vedere quella macchina. Mi misero un casco e degli strani fili nella pancia e mi fecero somministrare delle pillole. Finalmente, il momento tanto atteso. Non posso credere che sia reale, aggiunse lo scienziato mentre premeva i pulsanti del computer. Lo psicologo iniziò l'esperimento con il countdown, concludendo con «Link start!». Vidi grandi distese di prati verdi, accompagnati da moltissimi alberi, che rappresentavano nel loro insieme l'ambientazione standard del programma, ancora da settare in base al sogno dell'incidente. All'improvviso scese dal cielo una figura luminosa, quasi angelica, e la vidi nel suo massimo splendore, al centro di 9 cerchi concentrici nel cielo. Lucia, credevo fossi morta. Credevo di non poterti mai più vedere. Io, più parlavo, più le lacrime e il pianto rompevano la mia voce, ma lei abbracciandomi disse: «Non devi più preoccuparti, adesso niente ci separerà». Nessuno. Vidi il cielo crollare su se stesso e gli angeli vennero sostituiti da blob e creature indescrivibili per quanto inquietanti, e li feci l'errore di girarmi e di guardare il viso di quella donna che continuava a dire con voce mostruosa: «Adesso sei mio!» E più passavano i secondi, più l'orribile creatura continuava a stringermi come se avesse voluto spremermi. «Tu non sei Lucia, e questo non è il paradiso!» dissi spingendo via l'orribile creatura. «Paradiso? Questo? Questo è sempre stato l'inferno. Come fai a non vederlo?» «No, io l'ho visto! Gli angeli! Lucia!» «Possibile che non riesci a capirlo?» «Ah già, tu non ricordi cosa è successo all'hotel?» «Non capisco!» Lo spazio attorno a me mutò, da quel che era un bellissimo paradiso ad un labirinto buio pieno di mani e di occhi che spuntavano dal terreno. «Proprio come previsto, non sei che un miserabile, illuso, stupido e infantile!» Corsi verso gli angoli più vicini del labirinto, mentre le urla e i gemiti di esso mi stavano martellando il cervello. «Come ti comporteresti se non riuscissi a distinguere la realtà dai sogni?» Conclusi la frase della creatura, come se fossimo collegati telepaticamente. «Non può essere!» Corsi il più possibile, mentre premevo le orecchie da non sentire le urla, fino a quando non vidi una porta luminosa, dove mi gettai di scatto. «Adesso sono qui, in un'isola sconosciuta, dove esiste solo la notte e la luce lunare, all'interno di una casa mal ridotta. A chiunque sta leggendo il mio messaggio, sappiate che adesso sto viaggiando alla ricerca del mostro per poterlo sconfiggere. Morirò sicuramente, ma non starò qua ad annoiarmi per l'eternità. Quindi morirò provandoci. Addio, lettore, da parte dell'uomo che non smise mai di sognare inutilmente. Sappi che ti sono grato per aver letto il mio messaggio di sfogo, l'unica cosa che mi resta in questo mondo». Nel frattempo, nel mondo reale... «Dottore, venga subito! È gravissimo! Non riesco a portare Vadim nel mondo reale!» «Come sarebbe a dire?» disse lo psicologo. «Ecco, un virus ha infettato il sistema, impedendo a Vadim di modificare lo spazio attorno a sé. Significa che, con l'arrivo di un incubo, non riuscirebbe a modificare il suo mondo». «Scollegalo! Non possiamo! Ma come?» rispose lo psichiatra.
prendendo il collega per il colletto e spingendolo sul muro. Adesso tu lo rimuovi da quella cosa! Ci mettessimo tutta la notte! Il collega in preda all'ansia, pieno di sudore, disse: il virus ha infettato il profilo della cavia, passando dall'amministratore ad utente del sistema, togliendogli ogni comando. Ho cercato di settare il tasto logout, ma il sistema non riconosce più Vadim, come se fosse un fantasma. Dopo l'intervento del collega, lo psicologo rimase petrificato dal terrore per quasi un minuto, trattenendo il collega con ancora le mani nel colletto. Dobbiamo pensare ad un piano per liberarci del corpo, altrimenti la psicopolizia scoprirà il nostro progetto. Dopodiché ci disfiamo anche della macchina, cancellando ogni singola prova e traccia. Ormai per Vadim non c'è più niente da fare. Lo psicologo, con passi lenti e con viso abbattuto, si recò verso il corpo morto dalla cavia, guardandolo con pietà e amarezza. Addio, amico mio, disse piangendo. E ovviamente, come da tradizione, adesso ci occupiamo delle fanfiction che sono state scritte su di me o sui miei personaggi. Ho deciso di portarvene due questa volta, ci sono due nuove fanfiction molto simpatiche e, come sempre, le leggo davanti a voi, quindi non so niente, non ho letto niente, magari qua mi chiamano pezzo di merda e non lo saprò. Allora, trovate sempre i link in descrizione. Allora, iniziamo con L'inferno di Morte Bianca, di La Macchia Nera. Questa storia ha inizio il 3 marzo del 1333, alle 3.33 di venerdì 13. All'epoca il signor Frausulus era il capo della setta più crudele mai esistita. Ci sta, tra l'altro. Un culto segreto incentrato sulle loli, che le venerava considerandole degli angeli salvatori. Che schifo! E obbligava i membri ad esaudire ogni loro desiderio, promettendo che la loli avrebbe ricambiato con l'epurazione del membro dei suoi desideri più inverecondi. Che, detto così, suona veramente male, ma spero di essermi capito. Da ormai molti anni le cose andavano molto bene al culto, le entrate erano costanti, il numero di adepti era in costante crescita, ma c'era una cosa che disturbava il signor Frausulus, detto il profeta. Bravo, bravo, uomo di cultura. O donna di cultura, non so chi lo scrive. Un piccolo insignificante youtuber di circa 80.000 iscritti. Ne avevo 80.000 iscritti! Con il nome di Morte Bianca, che da anni ormai professava tra me YouTube parole che al solo sentire Frausulus era scosso da brividi lungo tutto il corpo. Cose come che l'età del consenso dovrebbe essere innalzata e che desideri che un compagno di età troppo diversa dalla tua sei malato, se desideri un compagno di età troppo diversa dalla tua sei un malato mentale, soprattutto che se ami le loli anche solo a livello platonico ciò ti rende automaticamente un ped, parola proibita all'interno del culto. Parola proibita all'interno del culto è bellissima. Con il passare del tempo Fraus si rese conto che questa spina nel fianco stava diventando sempre più insopportabile. Si accorse che quel fastidio sarebbe cessato solo nel momento in cui Morte Bianca avrebbe cominciato ad amare le loli. Oddio, no! No! No, sia per la mia monetizzazione sia per la mia sanità mentale, spero che questa creepypasta non vada in quella direzione. Ho molta paura. Sì, pensò Frausulus, da questo momento dedicherò ogni singola monade del mio corpo a trasformare Morte Bianca in un... Non dico nemmeno quella parola che inizia con la L. Dovesse costarmi il non dover più fare un singolo episodio di giochi brutti. No, Fraus, no, ti prego, torna a dedicarti a quella bellissima rubrica. Proprio in quel momento si udì un suono inquietante mentre un fulmine squarciava il cielo, anche se era pieno giorno e non c'era l'ombra di una nuvola. Frausulus si scandalizzò, constatando la banalità di certe immagini e l'incapacità di scrivere dell'autore, ma poi si rese conto che il suono inquietante era in realtà il cantare in inglese di Adriano Celentano, che proprio in quel momento passava a pochi passi da lui. Ecco spiegata anche la presenza del fulmine, seguito da una band di telepati e un coro di donne con la voce da uomo musica. I want you know, I want you know, vorrei sapere come fa la gente a concepire di non iscriversi a Morte Bianca, inscatolati nelle loro caverne di Platone, frecciatina, crescono i bimbi che diventano i loro. I want you know. Bravo, bravo, bravissimo. Recatosi in un posto più silenzioso, Frausulus iniziò... Vedete perché adoro queste fanfiction? Perché diventano... Cioè, il nonsense regna. Io sto lacrimando. Iniziò a meditare, alla fine capì che la cosa migliore da fare fosse quella di tendergli una trappola e catturarlo. Ma come? La prima cosa che gli venne in mente fu quella di recarsi in un punto della città dove c'era l'eco e gridare a pieni polmoni, si dice arancina. Ma poi ci ripensò, perché se Morte l'avesse udito si sarebbe teletrasportato sfruttando l'entanglement alle sue spalle e usando tutto il suo sconfinato potere detrogrammatizzante per disintegrarlo. Teleports behind you, nothing personal, Fraus. Troppo rischioso, meglio qualcosa di più tradizionale. Tradizionale? Quella parola gli fece venire in mente un'idea, chissà se è quello che penso io. Quello stesso giorno Morte stava uscendo dalla facoltà di chirurgia, dirigendosi saltellando tutto contento verso la sua umile dimora quantistica, che è tipo la fortezza della solitudine di Superman, però piena di specchi, SCP e quadri di meme. Bella, quadri di meme, questa me la segno, devo creare dei quadri di meme.
da cui il nostro preferito raccoglie energia per studiare, scrivere, fare video, avere una vita sociale, uscire con la ragazza che ricordo essere assolutamente maggiorenne con 6-7. È vero, quando passò vicino ad un furgoncino beige con la scritta in vernice gialla che diceva birra gratis, da cui proveniva la canzone dello spot della Drir suonata al Carillon. Io sono astemio, ci terrei a precisarlo. Si fermò incuriosito ad osservarlo, dallo sportello sbucò un tizio alquanto singolare, con occhiali rettangolari neri, un grosso naso e dei baffi dal sindaco di Legnano, che parlava come Uesa-chan. Ciao Uesa, dai, vieni a commentare anche tu. Ciao, sono la birreria... Lo devo dire come Uesa-chan. Ciao, sono la birreria gratis. In questo furgone vado in giro a regalare birre. Le vado a provare la nostra specialità. Uesa, ti voglio bene, sei un grande. Adoro i tuoi video. Arché Morte Bianca rispose: no, grazie. Cicle, ma io non sono uno sconosciuto. Sono un venditore ambulante. Vendo per vivere. Ma non è un video di Uesa Channel se non si parla della Nintendo. Ma come fai a guadagnare se le birre le dai via gratis? Perché non ho solo le birre, ho anche caffè, vino, energy drink, tè. Perché non sali sul furgone così ti regalo qualcosa? Io suggerirei al mio alter ego di non salire su quel furgone, mi suona molto male. No, davvero, sono astemio sotto tutti i punti di vista, non bevo neanche tè o caffè. Ci vediamo. Nella vita non ho mai visto qualcuno astenersi dal bere tè. Soffro. Questo video sarà molto più trash di quello che pensavo. Sono io che parlo adesso. Non ho mai visto qualcuno astenersi dal tè nella tua vita fino ad ora. Ah, ho capito, la battuta quella lì dei Simpson. Non hai mai visto qualcuno astenersi dal tè nella tua vita finora? Disse Morte mentre continuava per la sua strada. Non appena Morte ha svolto l'angolo, Frausulus si tolse la montatura alla Groucho Marx e sclerò neanche fosse stata alla corrente dopo una sessione non salvata di 3 ore di Serrancagura. Non si diede per vinto e preparò una nuova trappola. Il giorno dopo, Morte Bianca uscì dalla palestra in cui faceva karate. Era completamente buio se non fosse stato per la luce di qualche lampione mal ridotto. Ora sembra un horror. Affrettò il passo quando all'improvviso trovò per terra un libro di Aristotele e pensò: no, ma questa edizione è rarissima! Chi può averla persa? Si guardò intorno in cerca di un proprietario, ma vide un po' più in là un libro di Platone. Gli corse incontro e lo prese per poi accorgersi che lì c'era un altro libro che parlava di Hegel. Subito buttò i libri presi dal borsone del karate. Chi? Del karate. Lui ha scritto G, ma è chi? Karateka, e si fiondò su quello. Intanto Frausulus se la rideva nascosta dietro un albero. Poi sentì il Restudo dire: incredibile, c'è anche un libro del mio filosofo preferito. E gli venne da cringiare, poteva scoprire qual era, ma non ricordava l'ordine in cui aveva messo giù i volumi. Nel mentre lo youtuber continuava a seguire quella pista di libri finché non si trovò davanti il retro di un furgone contenente un cumulo di libri di Lovecraft. Le pupille di Morte Bianca diventarono rosa a forma di cuore dall'emozione e si tuffò lateralmente dentro. C'erano tutti: La ricerca onirica dello sconosciuto cadavere, Alle montagne della follia, Il colore vento dello spazio, bla bla bla, c'è tutta la lista. Un rumore alle sue spalle, Morte Bianca si ritrovò chiuso al buio. Tentò di dimenarsi. Ehi, che fusaro sta succedendo? Inibitelo, gridò Frausulus. Cosa? Tu non puoi inibire, solo io sono autorizzato a... E prima che potesse finire, le gambe cedettero e Morte Bianca perse tutti i suoi 13 sensi. Apprezzo, tra l'altro, il citazionismo. Passiamo al prossimo capitolo. Quanti capitoli sono, tra l'altro? Sono 4, la bellezza di 4. Che però non mi carica. Proviamo a ricaricare di nuovo. Ecco. Nel corso della lunga e segreta storia della setta più crudele mai esistita, molte sono le tecniche di tortura che vennero adoperate al fine di rendere una persona normale sessualmente attratta dalle loli, così tanto non vuole più vedere una teta di taglia superiore alla seconda in vita sua. È solo nei meandri del deep web che è stata trovata, apprezzo la citazione, quest'altra citazione, quella più terribile ed efficace di tutte. Si tratta di un manuale reso illegale in tutti gli Stati Uniti d'America, d'Europa e Canada-Africa, che spiega come applicare la diadromi lolipsiuche, una forma di manipolazione psicologica così potente e brutale da essere stata vietata dalla Convenzione di Ginevra. Putin ha detto che sgancerà un'atomica su chiunque ne possieda una copia. Hitler ha dichiarato: non la userò mai, gli ebrei hanno dei diritti umani. Anche Mussolini si è schierato contro. Quando l'ho detto la prima volta non ci ho capito niente, poi l'ho capovolto e mi ha inquietato più dello sbarco in Sicilia. Bellissimo, non poteva essere una fanfiction su Morte Bianca senza il Sux capovolto. Ma questo non ha scoraggiato il signor Frausulus ad applicarla su Morte Bianca, che in quel momento era legato alla poltrona di un cinema con la camicia di forza e dei divaricatori di palpebre, a chiedersi quali terribili orrori la setta gli avrebbe mostrato di lì a poco. La risposta non tardò ad arrivare, infatti dopo alcuni minuti, che sembrarono secoli, ma che dico secoli, diversi eoni, ma che dico eoni, sembrarono il tempo che ci vorrà per ufficializzare l'uscita di Half-Life 3, sommato a quello necessario perché gli haters del parli troppo veloce si estinguano, alla fine il conto alla rovescia partì. Morte Bianca lasciò urla disumane di puro terrore fino a quando... Con oltre 111 creepypasta all'attivo, che adesso sono... Aspetta un attimo che controllo.
dovrebbero essere 122. Sì, 122. Adesso sono 122. Credeva di sapere cos'era la paura, pensava di aver trovato tutti i modi possibili per terrorizzare i suoi iscritti, ma quello che sarebbe apparso sullo schermo andava ben oltre la sua comprensione. Avrebbe voluto distogliere gli occhi dallo schermo, ma i divulgatori glielo impedivano. No! Gridò a morte. È un delitto! Delitto, delitto! Insultare la dolce, dolce arte dei fratelli Lumière! Loro non hanno mai fatto del male a nessuno! Loro hanno solo inventato il cinema! Nessuno degli adepti che lo circondava gli dà ascolto, e il conto alla rovescia continuò inesorabile. 3, 2, 1, il film partì, ma quello che gli venne mostrato per le successive ore non erano anime pedopornografici. C'erano le loli, ma si trattava per di più di anime come Girls Last Tour o Yuju Senki. Passato lo sgomento e la diffidenza iniziale, lo youtuber iniziò a seguire con molto più interesse gli episodi. No, no! Ovviamente non per le loli in sé, ma perché racchiudevano molta filosofia al loro interno. E commentava al tizio che gli somministrava le lacrime artificiali facendogli riferimenti a Nietzsche e al nichilismo guardando Girls Last Tour, per poi iniziare a parlare delle rivolte luciferine durante la visione di Yuju Senki. Morte fino a quel momento non credeva che si potesse fare della filosofia usando le loli. No! Senza mostrare neanche un paio di mutandine, pensò in futuro di fare dei video al riguardo. Una volta abituato, il malvagio signor Frausulus diede l'ordine di proiettare gli anime dalla seconda fase di tortura. Nell'elenco apparivano Gokyusa e Mitsuboshi Colors, ovvero tutti quegli anime che contenevano loli, ma si limitavano a mostrare in situazione che ne stressero tutta la loro pucciosità e simpatia. Questa è una manipolazione mentale, ne sono assolutamente sicuro. Io resisterei stoicamente. No, niente loli, mi dispiace. Fase di tortura durò ore e in tutto questo periodo non venne mostrato un solo secondo delle loro parti intime. Ma ci mancherebbe altro, FBI open up! Ma la paranoia di ciò che potesse accadere era molto palpabile e il terrore che partisse una scena di sesso improvvisata stava corrodendo lentamente la sua mente, portandola alla pazzia. Perché quando guardi l'abisso, all'abisso guarda dentro di te e ti risponde: ciao, faccina sorridente. Anche questo è un meme molto carino. E quando fu annunciato l'inizio della terza fase della Diadromi Lolipsiu, che le cose cominciarono a prendere una piega più creepy e deviata. Ora le immagini hentai scorrevano sullo schermo, e mentre Morte guardava tutto questo, cominciava ad avere l'impressione di non sentirsi affatto bene, e disse: ora vomito! Devo vomitare! Datemi un catino per vomitare! Mi viene da vomitare! Nessuno gli diede ascolto, e il torturatore disse ai suoi colleghi: vedete, signori? Quando a un soggetto non lolicon vengono esposte delle immagini lolicon, solitamente le sue reazioni sono di disgusto seguito a senso di vergogna e di colpa. Ed è in questa fase che bisogna operare se vogliamo renderlo un ped, parola proibita all'interno del culto, trasformando questo disgusto in piacere, anche se sarà un'impresa. Porca Lolita, non avevo mai visto sclerare così tanto per degli hentai dove i protagonisti hanno 17 anni e 11 mesi e mezzo. Vabbè, 17 anni è un conto, cioè il problema delle lolicon non è che sono minorenni, che sono prepuberi, che è ancora più greve. Greve. Un saluto al Cerbero. La procedura passò allo step successivo e Morte Bianca fu costretto a vedere lolicon hentai con adolescenti protagonisti dopo essere stato drogato con teobromina, caffeina ed etanolo. Qualcosa di più forte sicuramente non l'avrebbe letto. Furono momenti strazianti che durarono intere ere zoologiche. Zoologiche! Vedere dei ragazzini che facevano quella cosa, protetto e consenziente, era qualcosa di psicologicamente devastante per la psiche di Morte, e sapeva che le cose sarebbero solo peggiorate. Adesso i sequestratori non si accontentavano più di fargli vedere gli episodi, ora volevano che mostrasse piacere davanti a quelle... Se succede io smetto di leggere, ve lo dico, questa cosa non sarebbe canonica. Ora, la progressiva accettazione della a seconda della risposta, che attuavano un sistema di punizione e ricompensa pavloviano, dove per punizione si intendeva vedere filmati di discorsi di interviste di Diego Fusaro o i suoi sostenitori che lo difendono, ascoltare musica pop di artisti come Benji o Fede o gli One Direction ad alto volume per ore, rivedere gli episodi di Chiodino, no! E screenshot di pagine di freebooter che spacciano le sue creepypasta per loro, mentre di sottofondo una voce registrata ripete in loop: ma farai il prossimo Fallout. Se mostrava apprezzamento, invece venivano premiate con dei meme di qualità su Celentano o Il Duce o una doppia reazione di arancini, immagini di Oppai e le letture dei fumetti di Junji Ito o combinazioni delle precedenti tipo mangiare una doppia reazione di arancini leggendo i meme contro Il Duce mentre ascoltava manga letti da Junji Ito con le tette. Junji Ito con le tette è qualcosa di trascendente. Arrivati alla quinta fase fu ancora peggio. Sullo schermo cominciarono ad apparire bambini transessuali, energumeni travestiti da Teletubbies, serial killer travestiti da transessuali, Donald Trump travestito da Maid, i giocatori Azathoth che si univano all'orgia tra i tentacle rapes e i lanci di cacca. Meme solo per intenditori. Meme review, Minecraft week everybody. Persino i seguaci più fedeli del culto avevano paura di guardarli e Morte Bianca vomitò l'anima nel vederli. Molti giorni dopo quelle torture il signor Frausulus si trovava sul parco del teatro costruito in una delle abbazie del culto. L'atmosfera era buia, gli spalti pieni e l'unica fonte di illuminazione era una candela che il signor Frausulus reggeva all'altezza del petto. Fraus, dobbiamo collaborare! Guarda che capolavori fa la gente su di noi!
Benvenuti, disse, ad un nuovo episodio di Creepy Psychological Deformations. Lo spettacolo tanto temuto e tanto amato. Bella citazione. Questo qui è uno che conosce bene il canale. Cioè, ogni tre frasi c'è una citazione profonda. Oggi è qui con noi uno youtuber che piace molto agli amanti del terrore e della filosofia. Morte bianca. Ah, sentire Frause dire una cosa simile, collaborare con lui. Ah, ah, ti prego. Morte Bianco è uno youtuber che fino a quando ha iniziato a caricare i suoi primi video si è sempre dimostrato contrario al mondo delle lolicon e alla sessualizzazione dei... Questo video sarà demonetizzato pesante, ma adesso con le nuove cure psicologiche siamo riusciti a ripulire la sua mente e riportarlo sulla retta via dell'amore per le loli. Quindi sedetevi, mettetevi comodi e gustatevi questo nuovo episodio di Creepy Psychological Deformations. Appena terminata l'introduzione, Morte venne fatto salire sul palco con un indosso, una tunica bianca da cultista appena iniziata l'ordine. Ci fu un applauso. Dimmi, Morte Bianca, secondo te quanto dovrebbe essere fissata l'età del consenso? Ma facendo un po' di calcoli, 15 più 18 riporto 1, sì, direi 3 o 4 anni posso andare... No! 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 Non so se proseguire, non so che è una battuta, ma non ce la faccio, sono sempre io la mia immagine. Frausulus dovette trattenersi dal fare salti di gioia e pensare... Perché, capito, odio quello che sto vedendo, però voglio vedere. Se qualcuno dovesse sposare una che ha anche 10 o 20 anni di differenza in più di meno, gli consiglieresti di andare da uno psichiatra? Guarda, se uno psichiatra avesse qualcosa da dire, forse è lui che dovrebbe andarsi a curare. Aspetta, se hanno una se tipo uno ha 50 anni e lei ne ha 40 è un discorso, ma se lui ne ha 20 e lei ne ha 10 è tutto un altro discorso. C'è anche una questione di contesto. Frausulus, sentendo questa frase, trattenne dal fare tre salti mortali indietro. Ma vai, ma vieni, ma chi sono, pirletti? Ok, le domande di riscaldamento sono finite, ora passiamo a quelle più serie. Dici, tu vuoi che le tue io non ne ho siano legate all'altare o le preferisci in libertà? Ehi, e divorerai la loro purezza tutta insieme o pezzo a pezzo? Che citazioni! Che citazioni! No, guarda, anche se è disgustoso, devo continuare, perché le citazioni... Forse... Cioè, è incredibile! A questo punto ci sono io che non dico niente, ci sono i puntini puntini. Mio nuovo adepto, nessuno di noi prenderà mai sul serio se non comincia a fare qualcosa per cui ogni lolicon è destinato a fare. Cioè, mostrare affetto alle loli. Mostrare affetto alle loli? Oh già, forse per quello è meglio che prima ci rifletta su, devo capire fino in fondo questa faccenda del... Mostrare affetto alle loli. Bellissima la citazione del Dorado. Frausulus, che con le dita e un grosso tendone circolare nascondeva una parte del palco, mostrò al suo interno una lolli sacerdotessa della setta in ginocchio su un letto circondata da giocattoli. No, 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 no. Frausulus, facendo una faccia da Evil Frause più che Evil Frause, disse: perché non qui ora? Ho paura. Ho paura, ho fisicamente paura. Morte Bianca, come in una trance indotta da toni binaurali, si avvicinò alla che indossava un vestito da Maicoro. Allora, io adesso devo barare, devo andare a vedere come va a finire. Se va a finire male, non proseguo la lettura perché no. Se invece va a finire bene, proseguo un attimino. Ok. Quando si accorse che stringeva tra le mani due pupazzetti, uno dell'onironauta e uno dell'uomo radioattivo, facendoli parlare con voce puccettosissima: forza, unisciti a me, uomo radioattivo, dobbiamo unire le forze se vogliamo sconfiggere il dittatore. Prese il pupazzo del dittatore. Patetici giocatori, vi ucciderò tutti e poi commetterò il più grande genocidio della storia. Morte era sorpresa e si chiede: scusa, ma quelli cosa sono? La Lori si accorse solo adesso della sua presenza e disse: sono i personaggi delle creepypasta di Morte, me li hanno regalati perché sono una sua grandissima fans e lo considero un grande maestro di vita. Ora che mi ci fai pensare, tu e lui avete una voce molto simile. E Morte Bianca rispose: quello Morte Bianca da... Ma tu sei veramente Morte Bianca? Allora la Loli, facendo gli occhi più dolci che poteva, lo supplicò. Io mi dissocio da ogni singolo contenuto. Oh, meno male che sei qui, non ne posso più, sono tutto il giorno circondata da pervertiti che mi guardano come se volessero mangiare. Ho l'impressione che Frause non vorrà collaborare dopo questa fanfiction. Frause, io ti adoro, ti stimo, sei un grande, ti adoro, sei fantastico. Tutto, 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 lo sanno tutti. Come se volessero mangiarmi, mi regalano cose e mi venerano credendo che così li porterò in paradiso. Non c'è nessuno che mi vuole bene veramente, ti prego, portami via di qui. Sì, ce ne andremo prima da qui, ma prima lo youtuber la stritolò in un abbraccio e le disse alle lacrime: grazie, non hai idea di cosa significa per me che una ragazza così giovane si iscriva al mio canale. Sig, apprezzi le mie creepypasta, addirittura mi consideri maestro di vita. Sono orgoglioso di questo canale, sono orgoglioso di questa community. C'è stato un momento wholesome che mi fa, tra l'altro, mi tranquillizza, ecco. Frausulus, intanto si era
seduto su una sedia da regista a palco e commentò: l'attesa mi sta uccidendo, avanti morte bianca, da inizio lo spettacolo. Prese una grossa manciata di popcorn da un contenitore alla sua sinistra, la ficcò in bocca e masticò velocemente. Intanto morte bianca iniziò ad accarezzare la testa della giovane. No, è inutile, gli hanno fatto il lavaggio del cervello e non mi salverà se prima non lo faccio tornare. Ma come fare? Pensa Rin, pensa. Si chiama Rin, ma Rin come la tizia dei capelli blu del meme, che sarebbe rivale della tizia con i capelli viola, tipo quella di Zero, Re Zero, quella roba lì. Alla fine la ragazza decise di attingere alle sue lolly power. Soffro. E giunse alla conclusione che l'unico modo per liberare Morte Bianca dalla diadromi Leolipsiuca era quello di seguire un algoritmo che si articola nel fare 10 riassunti della storia completa del Morteverso di lunghezza scalare, come a formare una collana di 10 perle naturali di differenti dimensioni, dal più lungo iniziale al più breve finale. Un viaggio mentale che l'avrebbe condotta attraverso interventi horror, memetici e interventi sempre più brevi, filosofici, alla ricerca dello zero morte biancomico. O zero morte bianchico. Una specie di meridiano di Greenwich del pensiero di Morte Bianca, che funge da punto di partenza della sua genesi della nuova creepypasta. Unità di misura del ragionamento filosofico universale. Alla fine avrebbe potuto comunicare questo codice e lasciare che esso rigenerasse le parti della sua mente rimaste danneggiate dalla diadromi Leolipsiuca. Rin ripassò mentalmente tutte le creepypaste e poi ad una fondendole tutti gli elementi che comprimono almeno due diverse creepypasta, si formò una storia molto più sintetica e concisa. Una terza, eliminando tutte le parti superflue. Bla 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 bla. Ed eccolo materializzarsi nella sua mente lo zero morte bianchico. Era emozionatissima, ma doveva agire prima che cadesse l'irreparabile. Perciò si avvicinò all'orecchio di Morte Bianca mentre Frausulus aveva gli occhi spalancati e un gigantesco sorriso di soddisfazione. E fu quando un centimetro sussurrò lo zero morte biancomico, la frase simbolo generatrice di tutte le sue creepypasta. E carica altre pagine. Perché carica altre pagine? Forse è la prossima? Non so. Un attimo di suspansa. Lufthansa. Ok, no, forse si doveva proprio caricare. Ragazzi, cliffhanger! Cliffhanger incredibile! Non prosegue la storia, si è fermata qui, perché a quanto pare il capitolo dopo parte dopo. Beh, ragazzi, direi di fermarci qui, così non vi voglio spoilerare il resto della storia. Se volete vedervi il capitolo finale, io sto avendo in questo momento un bug, a quanto pare. Sicuramente continuerò la storia, è bellissima, bellissima. 9 su 10, non è 10 perché troppe loli, ma bellissima, bellissima. Ottimo lavoro, capolavoro, fantastica, fantastica. Sto piangendo, veramente, sto piangendo. Trovate in descrizione, adesso passiamo alla prossima. Morte Bianca e fanfiction autistiche, dove trovarle? Bellissimo, c'è la Rowling, quindi. Primo capitolo, sinistro X destro. Oh no. Siamo passati da questo a quello. Si trovavano in una delle loro camere, non che ce ne fossero molte nell'albergo del cazzo rubato abusivo di Salvini. Le dita di sinistro tremavano sui muscoli accennati del fratellone, come un predatore con una carcassa a marcia si avventò su di destro. Era timido e lo dava a vedere quando dava su Dante un bacio sulla guancia. Dante su Dante. E anche qui esitante e spaventato. L'aveva già fatto, ma ogni volta si sentiva le forze venire. Cioè, questo è incesto tra fratelli gemelli in un letto a castelli. E mancare le ossa evanescenti si sbilanciavano fino a farlo cadere sul poderoso viso, con un naso più grande della loro depressione e un sorriso infuocato con dei dolci piccolini denti come perle sulle quali si poteva rimirare la propria essenza di demone. «Va tutto bene, fratello», chiese l'amante tracciando una... «No, no, no! Ti prego!» Si accigliò, ma non smise, chiedendo cosa turbasse di questo. «Pensi che non mi piaccia, vero? Che lo faccia per farti piacere? Ormai lo dovresti comprendere. Io ti voglio, io mi dono». C'è un romanticismo platonico. Il fratello deglutì un rospo che urlava e prese il volto del fratellone con una mano. Sentite, nelle prossime storie potete mettere Watership. Lo sapete che Watership per me è fondamentale. Insieme a Burioni, qualcosa proprio, con tutto il Pantheon completo. Le loro bagnate labbra si chiusero in un umidiccio abbraccio reciproco, con le lingue che roteavano a cazzo in una crisi di panico e le braccia cinte. Fragili. Aiuto. Diciamo che questa è molto più intima come storia. Rotolavano le coperte umide di bianco vecchio e sacro antico, il pannetto usato per sicurezza di germi e cazzate da manicaco. Penso sia maniaco. Non parlavano più e comunicavano con mugugni e gemiti. Monetizzazione perduta da secoli. Il telepate cercò di fare qualcosa, ma venne bloccato da sinistro, che mise una falange sulle labbra e disse: «Shh, va tutto bene, mi dispiace. Fidati, troverò un modo per avere il perdono». Destro scoppiò in una risata. «Per cosa? Non mi interessa della morte. Tu non mi hai ammazzato, fratello, mi hai salvato. Ora posso ricordarti ogni giorno quanto ti ami e quanto mi sia mancato. Recuperare il tempo perduto. Ora sono più vivo di prima». Si buttò a mo' di pesce sul fratellino e tracciò una linea di... No! E
che sono i miei personaggi, quindi capito, no. E ancora non ho fatto personaggi femmine. Poi va voglia quando succederanno queste cose. Ah, destro, sì, ti prego, vai più. Non c'era bisogno di dirlo. Scaraventò la sua attenzione sui boxer psichedelici di sinistro e tastò con la lingua un punto sporgente bagnato. Si inarcò, soppresso un ululato degno di un cane qualsiasi. Le gocce di sangue e la fronte perennemente ferita si mischiavano a un'atmosfera surriscaldata e cotta a puntino. Aveva dimenticato il dolore della morte e la tristezza dell'inferno. Ora c'era solo il suo fratello che con maestria circoscriveva la zona alta e i due demoni che lo spiavano. E già, ci avete scoperti. Ultimo capitolo di queste storie, che sono tutte su Wattpad, tra l'altro, prima del finale delle creepypasta. E quindi erano ancora nel limbo, pur essendosi già detti addio, con destro che era sulla soglia delle lacrime e sinistro che tremava come una foglia, e per la prima volta in anni aveva la voce rotta e graffiante. «Siamo bloccati qui? Per quanto?» balbettò confuso. Sinistro spaesato e ancora più di raro impotente. Destro si sedette sul pavimento invisibile delle loro menti, e il piombo... E piombò il mento alle loro spalle a mo' di nascondino. «Beh, essere bloccato con te... potrebbe andare peggio», disse, ovattato dall'abbraccio, e il tono sembrava imbarazzato, timido, come se stesse trattenendo una risata. Il fratello crollò sulle sue ginocchia accanto a lui, autocommiserandosi. Poi raddrizzò la schiena e si girò a guardarlo. No, lo yaoi. Lo yaoi è arrivato prima dei doujinshin romantici, delle fanfiction. Questa è una cosa che io sogno, ok? Quando uno scrittore scrive un personaggio e un altro personaggio e la gente fa delle fanfiction romantiche, secondo me... No, fanfiction romantiche, non sessuali, diciamo così. Cioè, anche sessuali, ma avete capito, no? Secondo me hai fatto il culmine, cioè hai creato un personaggio per cui la gente empatizza. Io sogno di fare una cosa simile. Era rarissimo vederlo non sorridere con le guance lucide rosse e su destra aveva un effetto strano. S'affogò ancora di più sulla sua manica, continuando a calamitare il suo sguardo a sinistro. Lo fissava ovunque cercando di capire cosa lo facesse sentire così apprensivo, così dolce, così informe come quella cazzo di cosa che era paragonabile a sua figlia adottiva. Il blob. Poi disse una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire. Sai, prima, sai, quando ho detto che ti voglio bene, io dicevo davvero. E tsundere! Il fratello rimase paralizzato per quelli che sembrarono millenni. Entrambi rimasero immobili a fissare le reazioni dell'altro. Destro ruppe l'imbarazzo. Anch'io, sai, non abbiamo mai avuto vera occasione di dircelo, ma dopo tutto io lo sapevo e soprattutto so che tu lo sapevi. Un pallido sorriso crepitò tra le magre labbra di sinistro e su cui destro stranamente continuava a far ricadere lo sguardo con un lieve nodo allo stomaco e uno strano solletico dentro esso. Senza spostare la vista da sopra il viso mezzo coperto dal fratello, che ora stava con il viso appoggiato su una mano mentre l'altra si agitava sulle gambe e si fece avanti, sudato e timido, arrossito fino alle orecchie, fino ad essere quasi sopra di lui, il corpo a fuoco, a noi avvicinandosi e... ecco, era finalmente successo. Le loro labbra si incontrarono, esitanti e incredule, in un abbraccio di carne ma soprattutto di spirito premuroso e prudente, ma soprattutto molto impacciato e goffo, ma è abbastanza da far sbalordire i due, sciogliendosi uno nella bocca dell'altro. Che cos'è questa cosa dello yaoi nelle mie storie, soprattutto dello yaoi tra questi due? Perché? Aiuto. La fatica riuscirono a separarsi entrambi ansimanti con un sorriso idiota sulla bocca. Lo sapevo, le mani di destro si stazionarono sul collo di sinistra avvicinandosi ancora di più. Aiuto. Devo scrivere, però vedere queste fanfiction, che sono comiche ovviamente, mi fa un po' tornare voglia di scrivere io fanfiction su Fallout 3. Sarebbe anche tempo, è passato così tanto tempo. Che malinconia ragazzi, è diventato un momento serio, mi ispirano roba. Questa volta entrambe le parti erano preparate ed erano quasi perfettamente coordinate, con le labbra si muovevano più che spasmosicamente, facendo sfuggire un gemito dalla gola di sinistro logorato dalle urla e dei pianti disperati della morte del fratello. Perché sto pensando a Sed Seten? Sono io che sto parlando adesso. Perché sto pensando a Sed Seten? Lo stesso fratello che stava ispezionando ogni centimetro della sua lingua con la propria, che si era messo con una gamba retta dalla mano di sinistro, che ad ogni stacco per guardarsi passionalmente ansimava il nome del ragazzo. Tu sarai la mia morte, disse sinistro tra un sospiro e un grugnito affannato. Destro sorrise. Va bene che non era il più intelligente del gruppo, ma una battuta così l'avrebbe capita pure quel ritardato del bugiardo. Porta rispetto per gli anziani. Si avvicinò al fratello sempre più. Questo l'ho detto io. Si avvicinò al fratello sempre di più fino ad allacciargli le gambe alla vita e a collidere i due stecchini che avevano al posto del petto e a sentire i battiti dell'anima l'uno dell'altro, veloci, irregolari, urlanti di piacere. Cos'è successo al mio canale? Che cosa è successo al mio canale? Il bello è che alla gente sembrano piacere queste cose a giudicare delle visualizzazioni, però cosa è successo?
Si avvicinò il fratello sempre di più fino ad abbracciare. Ah, l'ho già letto, sì. Le abbandonò ogni ritegno e incominciarono a ficcarsi le lì. Nelle rispettive bo. A far viaggiare le dita nei capelli del fratello, anche se destro non è che abbia sto grande ammasso di capelli con quella simile ad una rasata da chemioterapia nella brava, una che capisce la descrizione fisica del telepate. A stuzzicare un pettorale scatenando un'ondata che faceva tremare il rispettivo nelle gambe avvengate come serpenti, ma destro interruppe in un momento di liaco. Ehi, ma tecnicamente ora non siamo spiriti? Sinistro rimase perplesso con le mani in aria pronte a stringerlo contro di lui, il volto visibilmente distratto. Sì? Aspetta, devo andare. E non si sa come tutto svanì e si ritrovò a girarsi intorno con la visione che svaniva e una voce multipla che lo chiamò. Fammi indovinare, un demone? Satana in persona? Che onore! Disse con fare seccato. Ora era un po' più chiaro. Il posto in cui erano prima era uno stanzino dell'inferno. Come quei secondi di caricamento prima di andare a sgozzare un drago in Skyrim. la voce disse non gliene fregava una sega di lui. E con le anime che gli abbiamo dato in quella lotta basteranno per due persone, specialmente quelli che non gliel'hanno fornite. Non sapeva se essere sollevato in colpa. Sapeva che aspettare che Destro tornasse dopo tutto quello che hanno fatto, il suo unico e primo bacio, la sua esperienza omosessuale, era già un inferno e che era sicuro che non sarebbe durato per sempre. Oh, cioè, bella frase finale, bella, dai, bella, bella, uè, voglio, bella, Stephen Fiction, la rubo, ah, rubo. Trovate, come vi ho detto, i link di Wattpad di queste storie, andate a vedere, bravissimi gli autori, eccetera. E questa è una cosa veramente bella, fare fanfiction sulle storie di qualcuno, ringraziare quel qualcuno, tributargli questo tributo, è una forma anche questa di essere fan, di community. Quindi io ringrazio le persone che hanno fatto questo, perché comunque quello che hanno fatto lo trovo un gesto gentile nei miei confronti.